benvenuti in questo vlog di... non so se lo farò di 2 giorni, o effettivamente farò oggi la vigilia e domani Natale. Poi lo vedrò nel momento editing. Comunque, oggi è la vigilia di Natale, 24. Oggi c'ho Gwenda che mi sta facendo da fantasmino, praticamente, da guardia del corpo. Stamattina mi sono svegliata, mi sono messa a fare le unghie, cioè... ho fatto il segno permanente a mia madre. Ah, e vi devo far vedere le mie unghie che ho fatto ieri. Eccole. Oh, eccole qui. E l'altra mano c'ha questa cosa troppo figa. Questa bocca dorata. Sempre dalla mia Giulietta, naturalmente. E sono andata ieri a farle. E adesso devo andare giù che dobbiamo iniziare a cucinare. Che hai fatto tu? Guardati. Che è successo, amore? Ha detto so, adesso vi porto giù e iniziamo a lavorare come dei bravi elfi di Natale. E vi faccio anche vedere le unghie che ho fatto adesso a mia madre. Allora, ecco qui. Queste sono glitter, non si vede però. Glitter. Questo è così. Adesso mettiamo anche le canzoni di Natale. Cioè, All I Want For Christmas, tipo Reputation. Cose da fare, insalata russa, sia per oggi sia per domani. Siamo addetti agli antipasti, gli elfi degli antipasti. No, la torta rustica per domani la facciamo domani. E dobbiamo fare questi cornettini salati, che vedete ne abbiamo presi un po'. E poi basta, credo, oggi tartine, cornettini e insalata russa. Allora, qui si procede, in realtà... qui vedete l'insalata russa, no? Ok? Però ne dobbiamo fare due, come vi ho spiegato. Solo che ne è bastata solo per una. E poi è avanzato questo. E comunque è abbastanza. Qui abbiamo ritagliato tutto quanto e la stiamo rifacendo. Guardate che carina che l'ho decorata. Proprio classica classica. Ve la faccio vedere. Eccola qua. Mentre poi dovremmo anche mangiare qualcosa per pranzo. Non... ne ho idea, io ogni volta che tipo la vigilia Natale passo sempre tutto il tempo in cucina, mi si è appannata la macchinetta. Adesso devo mischiare anche i piselli alle cose che stanno lì a bollire. Ah, poi, ragazzi, non vi ho fatto vedere una cosa. Ho fatto qui, scusa, qui si è chiusa una finestra, vabbè. Qui sono le cose avanzate e dopo mi servono. E qui ho fatto questi cornetti salati col Philadelphia, il salmone e una fetta di limone. E dopo alla fine dobbiamo fare le tartine. Io adesso finisco queste cose, poi dopo vado sul computer. Volevo riuscire a editare la prima parte dell'ultimo video dell'anno che uscirà poi a breve. Questi video qua, questo spero di caricarlo domani. E quello di domani spero di caricarlo il 26. Devo poi... anzi devo, più che devo, voglio vedermi qualche puntata di Supergirl, che è la nuova serie che sto seguendo, che mi ha intrigato parecchio, me la voglio vedere, anche perché ieri appunto sono stata poco bene, quindi non l'ho visto. Il giorno prima ho visto soltanto 2 puntate perché sono stata fuori tutto il giorno, quindi sono astinenza. Non vi ho fatto vedere l'altro giorno i pacchetti che mi sono arrivati, uno da Lush e uno da Kiko. Quindi a parte la mia faccia sbattutissima, anche i capelli... infatti adesso devo mettermi lì a sistemare, faccio le trecce, così per stasera sono un pochino ricci, se li ho lavati ieri mi pare. Comunque, vi faccio vedere molto brevemente, se ci riesco, perché brevemente non è la mia parola, cosa c'è in questo pacchetto qui di Lush e appunto nelle 2 buste di Kiko, che sono tutte cose nuove, però credo che... sì, dopo che avete visto questo video saranno già uscite. Le faccio vedere adesso perché so che il video di oggi sarà molto lungo. Quindi, pacchetto Lush con scritto Happy Christmas. Eccolo qui. L'ho già aperto naturalmente per la mia curiosità e l'ho anche rotto, ma a dettagli. È troppo carino questi pacchetti di Lush. Eccoli qua. E all'interno c'è un po' di roba. Allora, me ne tiro fuori. Questo dovrebbe essere... il shower cream, The Comforter, questo qui è buonissimo perché ha la Big Bugle. Mamma mia, è proprio dolce, questo lo voglio usare oggi, infatti lo metto fuori. Poi ci sta questo, che è uno scrub, userò anche questo penso, però lo lascio qua dentro. E poi ci sta una crema corpo, ah no, questo è il sapone, cioè sto azzeccando qualsiasi cosa, guardate i glitterini. E poi appunto questo qui che è... la crema corpo, credo, se non mi ricordo male. Sì, body conditioner. Si chiama Christingle. È alla menta, non potete capire, primo, quanto è
verde, celeste, scusate, e sa di mentire in una maniera assurda. E questo era tutto da Lush. Poi vi faccio vedere questi due pacchetti di Kiko. Allora, il primo è questo qua più piccolo e ci sono all'interno le nuove colorazioni dei rossetti. E sono questi rossetti qua, i Velvet Passion. Sono tutti colori strani, infatti sono 5, 6? No, sono 5. Eccoli qua. E poi c'è la matita, quella per contornare, trasparente. Questi poi li proverò, quindi li rimetto nella scatola. E quella grande invece ci stavano un bel po' di cose. Allora, questo era del pacchetto Lush, però lo volevo appendere in camera perché è tipo una, vedete, una ghirlanda così con tutti gli smile di questi colori super fluo. Qui ci sono tutti questi che sono i nuovi pennelli, ve ne faccio vedere uno perché sennò qua non finiamo più. Brushes, vedete, con questi manici nuovi. Infatti oggi col trucco di stasera poi li provo. Questo invece è il pennello più grande, poi ce ne sono altri piccoli, poi ci sono un po' di ombretti. Questo che è una cipria compatta, vedete, poi un po' di ombretti mono, questi così. E questo che è lo stick per il contouring Sculpting Touch. Sono super curiosa di provare tutti questi prodotti nuovi. Infatti, io per vederli, perché appunto se no non so dove metterli, devo metterli per forza su sto mobiletto. E guardate, c'ho ancora le cose dell'altra volta che mi hanno inviato. Quindi adesso mi metto a vedere Supergirl, mi rilasso un secondino, che è appunto da stamattina che sto in daffarata. Gwenda, c'è mia sorella lì che si fa le sopracciglia. Gwenda, perché sei sulla finestra? Gwenda, lei dovete sapere che è tipo una lucertolina. Piace sempre stare al sole, vero? Ti piace stare al sole a te? Eh sì, eh sì. Ciao a tutti, siamo finiti in bagno perché volevo farvi vedere che ho fatto le trecce come vi ho spiegato prima per stasera e poi ci ho spruzzato praticamente un po' di acqua che ho mischiato insieme a un po' di shampoo secco, così facevo un po' di effetto laccatura e almeno spruzzandoci l'acqua, poi ogni tot, perché quando le sentite asciutte io di solito le rispruzzo, praticamente facendo così, no? È come se voi aveste lavato i capelli e poi vi fate le trecce, così vi rimane bene la forma delle trecce. E quindi io ci spruzzo l'acqua, così sto sicura che prendono bene la forma. E poi alla fine, poco prima, o comunque magari un'ora prima di uscire, quando poi le devo sciogliere, le passo un po' col fono. Però prima volevo tagliarmi i capelli. E voi direte, questa è pazza, non trova pace. E avete ragione, però io di solito quando faccio le trecce faccio sempre una cosa, cioè spunto le punte. Vedete che sulla treccia rimane questa ciocchetta così dispersa, no? E io vado a spuntare questi ciuffettini qua. Vedete, in questo modo vado proprio a tagliarli, però non mettendo la forbice così che faccio un taglio netto, ma in questo modo. Sentite? Toc, 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 toc. Poi non so dove finiranno i capelli. Comunque, vado a togliere anche un po' di punte rovinate, magari. Poi ecco, mo mi sono riempita di capelli. Very good, Ilaria. Di solito faccio il lavandino, quindi mi avvicino al lavandino. Come sapete, se mi seguite, io mi sono tagliata i capelli da sola tante di quelle volte che mi sono dovuta comprare forbici da parrucchiere. Cioè, quindi rendiamoci conto, io me li ero tagliati da tipo una lunghezza del genere a una lunghezza del genere da sola. Infatti vi feci anche un video, quello cambio look, mi pare, la prima volta che me li ero tagliati da sola. Anzi no, quella non era la prima volta, scusate, quella era la terza volta. E poi mi sono tagliata la frangetta tante di quelle volte da sola che ho perso il conto. Perché ogni tanto mi prendono questi spribacculi, no? Queste cose passeggere e tac, prendo e taglio. Poi che fai? Una volta che hai tagliato, e ti ritrovi così. Quindi, mo li ho tagliati un pochino, quindi. Cioè, naturalmente non è un taglio che si andrà a notare, però almeno sono sicura che ho tagliato qualche puntina rovinata. Allora, ho appena fatto il trucco, in realtà non l'ho ancora finito perché devo fare ancora il viso e quindi sembro più pallida del solito, però volevo farvi vedere molto velocemente il trucco che ho deciso di fare per oggi, perché per domani volevo fare un altro tipo di trucco,
trucco, oggi sembro proprio un'aliena, restando in tema Supergirl qua, che sto guardando e davvero sembra che ho la faccia bianchissima, mentre dal vivo non sembra così bianca. Ma a parte questo, forse prima ho toccato qualcosa sulla macchinetta e mi sa che ho tolto il bilanciamento dell'ISO. Ma a parte questo, volevo farvi vedere appunto cosa ho fatto e volevo dirvi perché me lo chiedete sempre cosa ho utilizzato. Ripeto, mi manca contouring e sopracciglia, l'ho appena notato in questo momento perché dovete sapere che mi scorro sempre le sopracciglia. Ma a parte questo, allora, per gli occhi ho utilizzato quasi tutti i prodotti Nabla che adoro. E ho fatto questo trucco volutamente non sfumato verso l'esterno, lo volevo più netto, quindi l'ho fatto così. Ho utilizzato le cose della collezione Goldust, che sono questi qua. In particolare ho usato questo qui che è Ludwig Paprika e quello sopra sinceramente non so come si chiami. Un secondo che ve lo leggo immediatamente. Danea, Dane, no, Danae, scusate, Danae, che è bellissimo, l'ho un po' picchiettato al centro. Diciamo un po' il tema natalizio, ho utilizzato l'eyeliner, questo qui, il dazzle liner, che è quello dorato che sto usando tipo tutti i giorni. E cioè, guardate cosa non è io. Forse con lo zoom si vede meglio. Guardate quanto è bello sto eyeliner. Sulle labbra invece, come potete notare, ho fatto questa cosa molto Christmas tree e ho usato questa tinta di ColourPop che è Zebra e ci ho picchiettato sopra questa di We Makeup che come vedete è più chiara con lo champagne e poi qui sotto ho utilizzato e anche nella piega non ve l'avevo detto questo ombretto di Beauty's Life che è un bordone. Poi vabbè, il mascara è sempre Better Than Sex e ho usato basta. Ho usato, basta perché adesso vado a fare le sopracciglia. Questo è il look finito. Ho dovuto mettere questo mollettino qua sopra perché proprio non mi piacevano così fatti tipo barboncino style, calati con la riga in mezzo, quindi anche no. Poi ho fatto il contouring, ho messo un pochino di illuminante perché sennò, insomma, e ho tolto il rossetto perché io una cosa che odio, e mi dispiace non poterli usare perché erano proprio belli, però una cosa che odio è mangiare e avere le cose qua, anche se sono in famiglia mi dà fastidio, e quindi ho deciso di mettermi sempre un rossetto un pochino scuro, però comunque anche se si vede non dà fastidio. Magari se metto la luce così si vede un po' meglio. Ok, ci siamo. Quindi, volevo mettere un rossetto Mulac, che ci sta, e uno degli ultimi tre, che erano quelli di Natale. Ho Candy Cane, Groovy e Queen. E penso che nel dubbio metterò Queen, ma non so se ci sta bene con il trucco. No, vabbè, penso di sì perché è un nude. Però volevo qualcosa di un po' più. Candy Cane no, perché vedete, è bello scuro, ci sarebbe benissimo col trucco, ma non so, sapete? Non lo so, no, perché forse è un po' troppo viola. Cioè, vedete, avere tanti rossetti non vuol dire essere facilitati, anzi, io personalmente sto in crisi ogni volta. E poi c'è Groovy, che invece è un color malva molto scuro. Quindi andrò per Queen, penso. Vado per questo. Poi qui c'è Giorgia, che si sta facendo i capelli. Ah, no, già fatto. Fai vedere il tuo maglione natalizio! Dai. Noi amiamo Babbo. E io mi sa che mi metto anche io un maglione natalizio. Sì, però rosso, cioè senza babbo o renne. Anzi, sì, le renne ci sono. Ok, no, ho fatto un casino. Appena fatto un casino. Madonna. Vabbè, io vi lascio e mi continuo a mettere il rossetto perché sennò qua non concludiamo nulla. Nulla. Allora, alla fine l'ho messo. Ok. Non penso ci stia particolarmente bene, però l'ho messo. Comunque, ormai sta lì e di certo non mi rimettate di toglierlo. Ho messo il mio maglione, questo nero di Choice, ma di un sacco di tempo fa. Questi pantaloni della tuta di H&M, che hanno questa striscia bianca. E gli Ugg, proprio della serie, non ce ne frega nulla. Lì c'è il mio cagnolino che dorme. E adesso io devo prendere prima cosa il collo. Cioè, il collo questo qua, tutto nero sempre. Mettiamo tutto nella borsa e ci prepariamo.
Speriamo di andare, perché sono le 7:30, cioè hanno detto le 7:30. Siamo arrivati qui a cena. C'è tutta la gente, qua c'è Giorgia. E tra un po' iniziamo a mangiare, quindi vi farò vedere tutte le varie portate. È Natale, lì c'è mio nonno. Seduto. No, spostati un po' di qua. Eccolo. E niente, quindi adesso con i capelli di Giorgio in mezzo ho preso il telefono, così è più facile. E ci vediamo dopo. Grande Giuli! Mamma mia. Come due, oh! Ma voglio molto! Che due? Sei fatti! Io non mangio però questo, ragazzi, no? Ecco la mia insalata russa, e questi sono la cosa più buona del Natale. Broccoletti fritti. Quasi continua, Giorgio. Ma chi sono tutti qui? Qua gente che viene lì. No, certo, sì, che poi ogni tanto mi dice. Vabbè, sì, okay. Come Giovanni Iaboni. Perché scambiano? Sì, lì c'è mio nonno. Momento regali. Scartiamo, questi sono il regalo di nonna, naturalmente, soldini, quasi scatta, quasi scatta, lì giocattoli, bel tempi. Era bello quel tempo quando aprivi il regalo e non sapevi cosa trovavi dentro, adesso io so tutto quello che trovo dentro ai regali. Ma anche prima l'andavo a spezzare. Ah, non c'è mai stata questa, ma io ho un occhio stanco, mamma. Qua rossetto l'ho tolto, non ci fate caso. Oggi ho messo tutti i miei regalini qui dentro, vi faccio un po' lo spoiler. Dan 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 dan. C'è da mamma e papà. Dopodiché, naturalmente, mi sono scordata di vloggare il pezzo dopo, come solito, perché sono decisamente crollata, erano le 2 quando siamo tornati a casa e quindi era proprio assurdo. Comunque, se volete vedere poi il vlog del 25, quindi il vero giorno di Natale, iscrivetevi al canale, mi raccomando, così potrete poi vederlo. Io vi mando un bacione, vi auguro ancora buone feste, scrivetemi nei commenti cosa avete ricevuto, se vi va, e un mega bacio!